senza maglia fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. Ma ti ricordi il sbaglio di Pasquale Marino? Che non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Chili C, non rumba un cazzo a cazzo di CD. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B. Serie B. Allora ragazzi, non è andata come speravamo, non è andata come speravamo e vabbè, d'accordo, comunque dobbiamo accettare assolutamente il verdetto del campo e soprattutto quando si parano due rigori, si è capaci di fare due gol veramente molto belli, c'è poco da fare. Ma non voglio sostituirmi assolutamente agli altri. Vediamo chi c'è. In questo momento c'è Manu dalla Germania, Giacomo da Milano, Pino da Los Angeles e abbiamo Christian da Roma. Ciao. Farei partire ovviamente Christian, perché mi pare che tu non c'eri la volta scorsa, quindi no. Questa volta bene o male abbiamo pareggiato, questa volta ci sei e abbiamo perso. Allora così impari, ci racconti un po' tu quello che hai visto, che ci dici? È difficile tirare le somme di una partita del genere, perché ci aspettavamo tutti quanti un altro Foggia dopo le prestazioni di Ischia, sicuramente anche diciamo caratterialmente la squadra sembra abbia fatto un passo indietro, perché poi voglio dire, bisogna distinguere, secondo me, Biagio, alla fine ci sono due scuole di pensiero. Allora, io ancora non lo so a quale appartengo, però sicuramente c'è quella che sicuramente si schiererà dicendo vabbè, abbiamo avuto le occasioni, non le abbiamo sfruttate e quindi abbiamo giocato bene. E l'altra che invece accuserà questa squadra di non essere in grado di poter ristabilire il risultato come dovrebbe fare una squadra, diciamo, da vetta, una squadra che intende arrivare in Serie B. E in effetti un po' l'uno, la verità sta sia da una parte che dall'altra, in realtà. Sicuramente le occasioni ci sono state, le abbiamo sprecate, il calcio ci ha insegnato che quando sprechi le occasioni, non sprechi i gol, subisci. E ci sta, ci può stare, ci può stare quindi. però è anche vero che È anche vero che bisogna risalire subito, riuscire a cancellare subito questa partita e a mantenere quello che di buono abbiamo espresso, cercare magari qualcosa di fare qualcosa in più. Io non ho visto ancora questi famosi schemi. Ho visto Angelo sulla fascia che ha giocato bene oggi, però al di là di questo, Sarno mi aspettavo qualcosa in più. Iemmello, mi aspettavo che finalizzasse qualcosa ancora in più. Io sarò sempre critico verso certi giocatori, mi rendo conto che forse annoierò qualcuno, però io finché non vedo continuità da parte di alcuni giocatori, io non mi convinco. Biagio, sono fatto così, quindi io ancora non vedo continuità. Poi magari c'è la partita in cui questi giocatori ti segnano 3-4 gol di fila, quindi io là non posso che stare zitto, però io preferisco che ci sia maggiore continuità piuttosto che goleate in partite una tantum. Preferisco più una squadra che mostri maturità in campo ogni settimana. Non so se è chiaro questo Senti, concetto. Volevo farti una domanda, perché poi è chiaro che il risultato ci condiziona, ma la continuità sta nei risultati o nel gioco? Prima in chat ho scritto una cosa, e noi oggi abbiamo perso per 2-0, e abbiamo perso in casa, e abbiamo perso pure un derby. Una sconfitta che ho voluto paragonare è quella del derby, è sempre derby, o No, Monopoli sì, in Puglia. non Sì, lo sento comunque. ho capito che noi vorremmo farne altri di derby, però lo è. Però noi abbiamo perso anche a Benevento, abbiamo perso per 1-0, abbiamo perso fuori casa, però onestamente
è abissale la differenza fra quello che si è visto oggi, compresi i nostri errori, però quello che si è visto in termini di occasioni create e tutto il resto, è il non gioco dimostrato a Benevento, dove il gol l'abbiamo preso all'inizio. Quindi c'è anche un cioè, obiettivamente, al di là dei risultati che sono quelli, probabilmente abbiamo anche da considerare che esiste anche bisogna fare un esame su quello che è il gioco, oltre che chiaramente comunque oggi non è stato produttivo, ma qualche cosa abbiamo fatto. Cosa c'è? Certo. Sì, no, questo sì, questo è innegabile. Però, ripeto, ancora non sei convinto dalla maturità, cioè almeno dagli standard di maturità che mi aspetto io. Forse certo. Io ho degli standard troppo alti, probabilmente, non lo so. Però io mi aspetto un approccio tattico alle partite diverso. Alla De Zerbi. Sì, diverso, perché poi è vero che è il Monopoli. Però è il Monopoli che sta venendo a casa tua a giocare, quindi sei tu che decidi come giocare. Sappiamo che ormai tutti quanti considerano il Foggia la capolista, l'ha detto pure l'allenatore a kickoff, no? Abbiamo sentito. Sì, sì. Insomma, tutti quanti vengono a Foggia sapendo che è una squadra che devono fare bella figura, devono fare la squadra, certo. Che è una squadra che tende a che vuole salire, che ha ambizione di salire, quindi che in questo momento certo. Probabilmente ha il gioco migliore. Ed è riconosciuto da tutti. Però poi ti bloccano a centrocampo e riescono a bloccarti a centrocampo e un motivo ci sarà. Certo. È un motivo ci sarà. Pino. Riescono poi a imporre il loro gioco, no? Certo. Pino, Christian oggettivamente ha fatto un'analisi che è sicuramente precisa. Noi ci eravamo abituati bene dopo 5-6 partite. Anche la partita scorsa, tutto sommato, abbiamo visto del buono nonostante il pareggio, e questa qui è andata ancora peggio. Tu come la vedi? Valentino, vai allo Zaccheria. Valentino non se l'è vista. Valentino coglierà questo appello, però. La palla è rotonda, siamo stati proprio sfortunati. Il gioco è... Sì, c'è il gioco, ogni partita a sé stante, ma ha giocato solo il Foggia oggi. Ha fatto il gol. Come si fa un foggiano doc a fare il gol al Foggia? Come fa un foggiano doc a fare un assist da Dio al Foggia? Come fanno a entrare due palle, una in sforbiciata e una in rovesciata? Signori, due gol, due rigori sbagliati e tante altre occasioni. Non c'è niente da recriminare, secondo me, né a De Zerbe né alla squadra. Hanno fatto la partita, siamo stati stregati. Sì. Secondo me ci sono delle cose da recriminare. Ma cosa vuoi recriminare? La partita De Zerbi l'ha preparata come la doveva preparare, e l'ha detto pure nelle interviste prima della partita. Sarà una squadra dura, sarà una partita dura. L'ha detto. Sono certo. Queste le squadre di cui dobbiamo aver paura. E purtroppo siamo stati stregati. Il Foggia aveva la partita, ha fatto di tutto e di più. Due palle gol, due euro gol da parte del Monopoli. Quindi non so che dire. Non rimproveri niente comunque alla squadra, ovviamente. Dice la palla è rotonda. Sì, la palla è rotonda. L'Inter ha vinto la semifinale di Coppa dei Campioni nel 2010 contro il Barcellona perché la palla è rotonda. Ma che meritava di vincere? Non era a nessun livello del Barcellona. La stessa cosa oggi. Purtroppo la palla è rotonda e non ce l'abbiamo fatta. Non so proprio che dire. Che si vuole recriminare al... Scusate. No, è anche lui. Anche lui non è d'accordo. I cani sono arrabbiati. Non si fa recriminare a una squadra. Senti nervosismo. E poi abbiamo messo tutti attaccanti, abbiamo messo... Non si può neanche recriminare con Narciso. Cosa si vuole recriminare con Narciso? Due super gol. Due tiri, due super gol. Cosa vuoi recriminare con il portiere? No, assolutamente. Assolutamente. Non so che dire. Non so allora, che Giacomo, dire. Giacomo, abbiamo. Non è che abbiamo tesi contrastanti, però. No, Valentino, diciamo che Pino. Giustamente, Pino vuole Valentino lo Zaccheria, ma purtroppo. È impegnato per lavoro e quindi un assente giustificato dallo Zac.
Però anche tu sei convinto che si sia trattato solo di sfortuna oggi? Io... Sottoscriveresti un mancò la fortuna, non il valore? Sì, tendenzialmente sì. Credo, purtroppo abbiamo, cioè, per fortuna abbiamo dominato la partita dal primo minuto fino all'ultimo. Su questo credo che non si possa dire niente. Sono delle partite in cui la palla non vuole entrare, come in questo caso la palla non è entrata. Mi dispiace, non sono d'accordo con Christian quando dice che conosciamo queste squadre e riescono a bloccarci il centrocampo e riescono a portare il risultato, perché secondo me non hanno bloccato nulla. Abbiamo avuto una quantità di occasioni da gol assurde e siamo stati molto 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 sfortunati. Vero. Credo anche che se non ci fossero stati quei brutti risultati dell'inizio, e chiedo a Christian, se non ci fossero stati quei brutti risultati dell'inizio, adesso avessimo avuto tipo 6-7 punti in più, avresti fatto la stessa analisi? Nel senso, o avresti detto anche tu che questa, quella di oggi è stata per la maggior parte solo sfortuna? Aggiungo che poi magari è anche una casualità, però è stato in settimana, c'è stata la rescissione di Cavallaro, che era il nostro rigorista, nonché il sostituto di Flor. No, il tuo rigorista. No, parla per te. Era lui che tirava i rigori, diciamo. E ecco. La casualità ha voluto che il nostro rigorista, nonché il sostituto di Floriano, abbiamo visto due rigori sbagliati e Floriano infortunato, ma così lancio una casualità. Purtroppo credo che siamo stati davvero molto sfortunati. Poi si possono fare anche tante critiche sul gioco, su questo e quell'altro, ma avremmo potuto continuare a giocare altre tre ore che la palla non sarebbe entrata. Sì, è l'impressione, la mia impressione è la stessa su questo. Oggi era sia ci siamo trovati di fronte a un grande portiere, ci siamo trovati un portiere che sicuramente è in forma strepitosa oggi, e ci siamo trovati anche in una situazione di grande sfortuna, perché su alcune cose non avrebbe potuto fare niente neanche lui e l'hanno messa fuori. Vedi anche certe occasioni che ha avuto Iemmello, che a un certo punto l'ho visto che scuoteva la testa, cioè oggi non entra, c'è poco da fare. Perché secondo me più che questa sconfitta ci preoccupa la discontinuità. Non riusciamo a vedere una continuità. Ma io ho chiesto una cosa, la chiedo anche a te. La discontinuità adesso è una discontinuità di risultato, perché è indubbio che nelle ultime due partite i risultati non sono arrivati. Certo. O è una discontinuità di gioco, come io invece credo, è successo nelle prime quattro partite? Credo e mi auguro che sia una discontinuità di risultati. Che in un modo o nell'altro settimana scorsa non è arrivato per vari motivi, oggi per altri. Più che altro il problema è la paura di andare a Catania e magari non fare il risultato che adesso devi fare, così come la paura dopo con la Casertana, la stessa cosa. Certo. Perché purtroppo sei ancora costretto a rincorrere, non hai quella sicurezza di risultati, di punti, che magari ti farebbe stare più tranquillo anche di fronte a un risultato del genere. Certo. È la continua rincorsa che non ti dà serenità. E ripeto, secondo me, se avessimo avuto 6 punti in più rispetto a quelli che abbiamo adesso, anche Christian si sarebbe espresso diversamente sulla partita. E Christian, tu dici di no. Tu dici che se non avessimo perso... No, io non guardo la classifica, guardo la partita. Però sulla massima filosofia di Roberto Zerbi. Ogni partita è una storia a sé. Cristian, secondo me oggi abbiamo avuto un approccio alla partita un po' sbagliato tatticamente, perché avremmo dovuto imporre il nostro gioco. Io tutte queste azioni non le ho viste. Allora forse questa è una partita diversa. Tutte queste azioni finalizzate non le ho viste. Io ho visto parecchie occasioni, ho visto due rigori, quindi calci piazzati, sbagliati. Se vogliamo parlare del fatto che sbagliamo i calci piazzati, perché del fatto che ci manca Cavallaro, che ci manca un rigorista, Cavallaro è un rigorista secondo te, possiamo parlare questo, ma del fatto che dobbiamo vincere una partita sui calci piazzati, su questo io sono completamente in disaccordo con te, perché secondo me dobbiamo vincere le partite sul gioco, e io non ho visto azioni, le ho viste, non ho visto concludere molte di queste azioni, quindi un problema tattico c'è. Siamo arrivati
4-5 volte solo davanti al portiere. Ti rispondo, ma quello non è finalizzato. Aspetta, quello non è finalizzato. Ti rispondo, scusami, solo sul fatto dei calci piazzati. Per dirti che il secondo rigore è stata una parata su un tiro che stava entrando in porta. Non so che. Quindi quella è un gol tolto. Poi fosse stato sul calcio piazzato, cioè avessimo segnato il rigore, sarebbe stata solo la trasposizione di un gol che avevamo fatto e che ci hanno parato. Vabbè. Su Cavallaro non ho detto che ci manca Cavallaro come rigorista, ho semplicemente scherzando fatto vedere come il fato ha voluto che oggi sbagliassimo due rigori e che Floriano, che era il sostituto di Cavallaro, si fosse infortunato con una cosa di fato. Chiaramente non credo né che ci manchi un rigorista. Cavallaro. Adesso abbiamo avuto una quantità di occasioni incredibili. Poi se Iemmello sbaglia solo davanti al portiere, il loro portiere fa dei miracoli. Giacomo, quello che volevo dire io era questo: che c'è un problema di fondo, non è innegabile, che sia tattico, che sia quello che vuoi, cioè nel senso, alla fine uno può pure fare i conti della serva e dire vabbè, ok, abbiamo sbagliato due occasioni, se avessimo segnato quelle due occasioni, io l'ho detto all'inizio, ci sono due scuole di pensiero, abbiamo sbagliato quelle occasioni, punto, basta, quindi alla fine vai, domani è un altro giorno, abbiamo giocato bene, fa niente, ok. Però è anche vero che bisognerebbe analizzare perché si è arrivato a sbagliare due calci piazzati, a non finalizzare tutte le azioni che hai avuto, a farti fregare, perché comunque il primo gol che ha fatto il Monopoli è stato un gol che sì, bellissimo quanto vuoi, e ne diamo merito al Monopoli perché conosciamo il calcio e siamo sportivi, però comunque lì c'è stato un problema in difesa, se rivedi l'azione lì c'è qualcuno che ha fatto qualche stronzata, se mi passi il termine, qualcuno, per non dire nomi e cognomi, però lì qualcuno ha sbagliato. Insomma, il secondo gol ci può anche stare, perché comunque, però voglio dire, il fatto che abbia segnato un Foggiano, vabbè, ok, ci sta, è il folklore, è quello che vuoi. Il problema è che tu l'hai fatto segnare, nel senso che una squadra matura, e qui io voglio essere polemico, perché poi io, secondo me, dicendo le cose come stanno, si riesce a crescere, a analizzare e a crescere. Secondo me le cose stanno così, cioè nel senso che siamo ancora una squadra immatura dal punto di vista che ancora prendiamo dei gol in difesa che non dovremmo prendere, potremmo benissimo evitare. E secondo, ancora non abbiamo un finalizzatore che riesce a, portarti a casa quella soddisfazione, se non altro, non proprio i tre punti o il risultato, la soddisfazione di concludere un gioco che riesce a partire bene. Ti dirò di più, al centrocampo stiamo giocando bene, qualcuno sta anche giocando meglio, io sto vedendo anche qualcuno che sta crescendo. Però vedo ancora qualcuno fermo, che avrebbe margine di crescita, ma che non riesce a crescere e che rimane fermo lì. Quindi a quel punto mi domando, a che serve creare tante azioni se poi non hai un buon finalizzatore? Cioè, voglio dire, la mia è una cosa polemica, nel senso che comunque qualcosa su cui migliorare c'è sempre, Giacomo, chiaro. Poi farei parlare, ragazzi, sentiamo Manu che è stato in silenzio finora, ha meditato a lungo sicuramente questo intervento, adesso lo vedo quasi frizzato. Manuel, ci senti? Sì, ci sento. Dai, fa niente, tanto il Skype è riuscito a bloccare la tua immagine su un frame che dice tutto, cioè tutto sommato io non so che cosa dirai adesso, ma il tuo volto, il momento in cui ti ha bloccato l'immagine Skype, racconta tanto. Sentiamo, non ce lo dovevi levare, dai, era più bello il fermo immagine, dai, comunque, adesso si sta ricaricando il tuo video, sentiamo. Innanzitutto buonasera a tutti. Buonasera. Io volevo dire una cosa, cioè non è che, io ho visto comunque tutto sommato che un Foggia ha cercato, di fare la partita, più o meno. Io non so cosa dire, nel senso che, come ha detto un po' Pino, quando ti fa tutto di sfiga, vai. Innanzitutto, cerchi di fare due rigori, poi non c'era un portiere, c'era una serranda a posto di un portiere. Poi comunque, voglio dire, non dimentichiamoci che il Monopoli giocava con un giocatore in meno, nonostante tutto, appunto, come ha detto anche prima. Alla fine soltanto. Alla fine, sì. Comunque non siamo riusciti, a
a finalizzare. Iammello non mi è piaciuto molto, così come non mi è piaciuto lo stesso Sarno. Secondo me manca un discorso, secondo me è un discorso che ho fatto prima, cioè proprio un discorso di gol. Non abbiamo una continuità, che andiamo e finalizziamo, perché sì, è stata una bella partita, il Foggia ci ha provato, poi io non riesco a trovare un qualcosa che mi faccia pensare, cioè non posso dire che abbiamo giocato completamente male, questo non mi sento, non mi sento di dirlo. Però abbiamo perso in questo caso sì, molte occasioni, togliendo i rigori, che ripeto, il rigore va così, si tira o fai gol o non segni. Però effettivamente, cioè, non, io mi sono molto arrabbiato, perché secondo me forse questa partita sì è stata preparata bene, però forse non è stata pensata che andava vinta, perché questa è la classica partita che devi prendere e devi portare a casa, perché sicuramente la Casertana approfitterà di questa cosa, sicuramente, perché deve creare comunque di più una distanza. Certo. Dobbiamo essere effettivamente più, secondo me, attenzione, secondo me, dobbiamo essere molto più costanti per quanto riguarda il risultato, che non ancora c'è, cioè una continuità di risultato, mi correggo, una continuità di risultato che non c'è. Il fatto di Cavallaro, non lo so, non mi sento di, non sono molto molto d'accordo su questa cosa di Cavallaro. Poi, per amor del cielo, le preferenze sui calciatori ci devono essere, come è giusto anche che sia. Senti, ma non è che adesso, per quanto riguarda il primo gol, volevo dire una cosa, per quanto riguarda invece il primo gol, per quanto riguarda effettivamente la sforbiciata, permettendo che tutti e due gol erano gol meravigliosi, la sforbice da però poteva essere evitata, nel senso che quando ha fatto il primo gol l'attaccante era completamente da solo, cioè non c'era comunque non c'era il difensore che stava al posto suo, cercava di fare il gol. Sul secondo, vabbè, rovesciata, è andata. Adesso non vorrei che dopo quello che è successo, anche diciamo dopo lo sfogo, anche il saluto di Cavallaro, lo sfogo in trasmissione a Kickoff, che abbiamo visto in diretta in streaming su Mitico Channel, e non vorrei che adesso venisse fuori che Cavallaro ci ha menato una sentenza. Io non c'ero, io non ho visto Kickoff ieri, quindi non. Ma hai visto la partita oggi? Allora, vista la partita oggi, vatti a vedere l'intervento di ieri su Kickoff di Cavallaro e prova a dare una chiave di lettura alla strana situazione di oggi, alla incapacità di entrare dentro. È una battuta, ovviamente, però sì. Coincide. Però effettivamente, cioè, non vedo in questa partita nessuno spunto di riflessione, è andata semplicemente tutto ciò che, oppure scritto, tutto ciò che poteva andare storto è andato storto. Il primo gol forse poteva essere evitato, perché comunque, ripeto, non c'erano i difensori al posto giusto. Il secondo è stato un bel gol oggettivamente, poi la rovesciata è così, come va la palla, è andata comunque male. Certo, mi dispiace che comunque si perdono punti per strada. Questa è una partita che si doveva vincere, che dovevamo agguantare il Catanzaro, non l'abbiamo fatto. Io non vorrei, la mia unica preoccupazione è che poi dobbiamo sempre stare, con il passare del tempo, a sperare quello che fanno le altre squadre come il campionato scorso, ti ricordi? Dobbiamo sperare. Ma non è possibile, io non ce la faccio più a fare così. Cioè, capisci? Cioè, il fatto è che noi dobbiamo sperare. Non guardo più la classifica. Manco più io, però non vorrei, Cristian, che poi a lungo almeno andare, tutto il girone di andata, io non voglio guardare la classifica. Sì, però ho capito, però voglio, scusami, un'altra volta, quando c'è il Foggia che cominciava ad andare un po' storto, no? Abbiamo detto, a Biagio disse inizialmente, quando si perdono i punti in queste prime partite, poi a lungo andare si pagano. Io ho detto semplicemente, non vorrei che poi a lungo andare queste cose, poi, cioè, sperare che adesso il Catanzaro perda o quell'altra squadra vinca, in questo senso di. Certo. Allora, noi adesso, diciamo, ormai questa partita è andata, non è andata come avremmo voluto, però comunque cosa fatta capo a. Dobbiamo pensare alla prossima partita, non sarà semplice. Ci arriviamo paradossalmente dopo due partite che sulla carta potevano essere alla nostra portata, nessuno si sarebbe meravigliato se avessimo portato via 6 punti, ne portiamo a casa 1 invece che 6 e arriviamo nel peggior modo possibile a una partita delicata. E vorrei chiedervi, così magari, la prima partita che perdiamo in casa, questa? Questa è la prima partita che perdiamo in casa da Barletta. E cioè, attenzione, occhio,
questa è la prima partita che perdiamo in casa dallo scorso anno, quando la partita andò in quella maniera, quando Floriano fece quel bellissimo gol. Io spero che questo non segni il campionato come l'ha segnato la partita col Barletta. È oggettivo, ma esprimo il mio parere, oggi sicuramente c'è stata imprecisione nelle punte, ma l'impressione che si aveva fino al gol, all'Eurogol del Monopoli, l'impressione che si aveva, che avevo avuto io, era che il Foggia aveva in mano la partita, gestiva bene, molto bene il possesso palla, riusciva ad entrare fra le linee, cosa che in altre occasioni non era riuscito, e quindi riusciva a presentarsi in posizioni molto pericolose davanti al portiere, e sembrava che il gol fosse nell'area che doveva maturare. E al momento del rigore, quando è arrivato il rigore, a quel punto l'avremmo data quasi per fatta la cosa. Sono andate le cose in maniera diversa, però queste, intanto le partite vanno anche così, no? Il calcio va così, quindi una partita che meritavi di vincere probabilmente, ma solo sulla carta, e anche per quello che hai fatto in campo non l'hai vinta, l'hai addirittura persa, è persa davanti al tuo pubblico. L'unica scusante è che abbiamo giocato di sera, che chi segue il Foggia da tanti anni sa che giocare di sera e non è mai una cosa buona per noi, sarà un caso, però noi le partite le abbiamo perse spesso quando si facevano le notturne. Vi vorrei chiedere come affrontiamo il prossimo turno a questo punto. Pino, tocca a te, tu che sei chiaramente schierato ad oltranza a difesa della squadra, perché si vede che hai veramente sei quello che si è schierato di più sulla tesi della malasorte che ci ha colpito. Tu come la vedi? Che andiamo a fare a Catania, no? La prossima a Catania. Che andiamo a fare a Catania? Che andiamo a fare? Io ho visto domenica scorsa una partita, l'unica partita che ho visto un po' del Catania, e il Catania non è squadra di Lega Pro. Il Catania di categoria superiore, l'ha dimostrato negli ultimi 10 minuti, non mi ricordo con chi giocava domenica scorsa, comunque negli ultimi 10 minuti si è visto. Il Catania ha fatto quello che ha fatto oggi il Foggia col Monopoli, ma è stato pure sfortunato, ha avuto molte occasioni gol, è stato molto sfortunato, quindi la vedo una partita aperta. Il Foggia darà la sua e giocherà a Catania, quindi Non penso che sia sulla carta facile, ma ce l'andiamo a giocare. Sicuramente ce l'andiamo a giocare. Tra l'altro il Foggia ha fatto, prima dalla sconfitta di oggi, ha fatto 8 partite positive, una dietro l'altra. 2 pareggi, gli unici 2 gol che ha preso in una partita sono stati con la prima a Pagani. Oggi abbiamo preso altri 2 super gol che non si vedono. Quindi non è che io mi schiero da parte della squadra, perché lo vedo netto, vedo tutto che la squadra che sta da recriminare sulla squadra. Domenica prossima daranno la risposta a Catania, poi abbiamo la Casertana a Caserta e poi abbiamo l'Acragas qui a Foggia. La Casertana in casa? La Casertana, sì. Andiamo a Catania, a Casertana in casa, e poi andiamo ad Agrigento, no? Ad Agrigento, esatto, ci facciamo queste... questa Sicilia è uno spartiacque per questo campionato per noi, perché contano molto i punti che faremo in queste 2 partite intervallate da quella con allo Zacco. Fino adesso ci è andata bene con le siciliane, speriamo che ci va bene col Catania e con l'Acragas, si spera. Con le campane ci è andata maluccio, ci è andata, fortuna vuole, domenica scorsa contro l'Ischia ci è andata bene, che dovevamo, quella era una partita proprio... che era partita proprio male per il Foggia, e meno male che abbiamo racimolato un punto. Quindi non è che, diciamo, con le campane ci dobbiamo, e poi la Casertana dobbiamo fare pure attenzione, però la vedo una partita aperta. Forse è lì che il Foggia può dare risposte a tutti quanti, come gioco, come tiri, come azioni, come tante altre cose, perché non penso che il Catania si giochi la partita che faccia 2 tiri, 2 euro gol. Non penso che sia la stessa partita di oggi.
quello voglio dire. Diciamo che può, capita, è talmente particolare lo sviluppo della partita di oggi che è difficile che venga replicato. Sì, vorrei... una partita surreale, oserei dire. Certo. Cioè, calciatori che magari fanno i super calciatori contro il Foggia e portieri che diventano super portieri giusto con il Foggia. Lo so, però Cristian, il portiere è lì per parare. Se para non possiamo dire doveva essere meno bravo. E poi sui rigori lo sai, no, cosa si dice? Che il rigore lo sbaglia l'attaccante. Se lo mettevano più angolato lui non poteva arrivare. Vi farei notare che non l'hanno tirato fuori, l'hanno tirato nello specchio, il portiere è stato bravo a intuire perlomeno il lato. Non c'è niente da dire, pure la parata che ha fatto Sui e Mello al secondo tempo, verso il finire del secondo tempo. Sì. Assurdo, cioè è stato il portiere, c'è da fare il doping al portiere solo per curiosità. Vede che è stato bravo. Uno dei pochi che è sicuro deve andare a fare il doping. Pino, fa male dirlo, però il Monopoli, che secondo me non è che ha retto benissimo il campo, chiaramente soffriva tantissimo il Foggia, ha trovato dalla sua, oltre a una grande fortuna, un portiere eccellente e due attaccanti che, quando sono stati chiamati all'unico tiro della partita per ognuno di loro, hanno fatto una cosa veramente... hanno avuto anche molto coraggio, perché ti becchi dei fischi se sbagli. Però hanno fatto quello che se la ricordano questa partita, se la ricorderanno. Sì, perché hanno fatto quello che una grande squadra fa: tocca la palla una volta e segna. L'attaccante è buono, tocca la palla una volta e segna. Noi abbiamo fatto da squadra, diciamo, neocadetta, nuova squadra, che abbiamo provato tante di quelle azioni, tanti di quei tiri, e non abbiamo concluso. Loro hanno concluso da grande squadra, certo. due azioni, due tiri e due euro gol. Prima che andate via tutti, perché vedo che qui ci sono di nuovo dei problemi, però c'è Giacomo. No, di nuovo Manu. Allora partiamo con Giacomo, dai, finiamo il giro con Giacomo, con Manu, e poi chiudiamo con Cristian. Giacomo, che facciamo col Catania? Secondo me ci sono due possibilità. Non mi riferisco solo banalmente al risultato da andare a fare, ma come approcciamo questa partita? Secondo me ci sono due possibilità. Uno, che la squadra faccia l'errore di guardare la partita di oggi come l'abbiamo guardata noi, e quindi magari piangersi addosso sulla sfortuna e sul risultato, e andare lì un po' sbogliati. L'altro è che invece vadano lì incazzati, come sono incazzato io in questo momento, e vadano a vincere, perché la partita di oggi è andata male e devono andare a vincere, perché loro quello devono fare, punto. Noi tifosi possiamo guardarla dall'esterno e piangerci la sfortuna, secondo me, ma loro no. Ma loro no, loro devono proprio, certo, andare là incazzati per vincere. Manu, punto. Tu? La stessa cosa, adesso dobbiamo recuperare due partite, e recuperare certamente 5 punti non è semplice. Adesso è il caso che il Foggia incominci a vincere di nuovo. Quindi l'approccio deve essere un approccio aggressivo, quello di Catania. Aggressivo soprattutto. Cioè, io penso che alla fine le prove di personalità si vedono soprattutto fuori casa, come ha detto alla fine il tecnico. È fuori casa che si vede che si pondera veramente la squadra, come. Certo, certo. Poi comunque, signori, si sa, il campionato di Lega Pro, girone C, è sempre stato un girone tosto. Molto tosto. Chiudiamo con Cristian. Cristian, che approccio dobbiamo avere con la... Sicuramente quando giochiamo fuori casa a Viaggio abbiamo un approccio diverso in generale, e quindi mi aspetto il solito approccio che ha il Foggia quando gioca fuori casa, pensando poi che una squadra, come diceva Pino, di categoria superiore, mi rifaccio anche a quello che diceva Giacomo, bisogna andarci col giusto livello di aggressività psicologica che necessita avere. Ci favorisce il fatto che di fronte abbiamo una squadra sicuramente molto strutturata e molto forte, quindi non è la squadra che si chiude sulla propria metà campo cercando solo di distruggere. Questo ci dà qualche chance in più? Speriamo di sì, nel senso che comunque a questo punto ce la dobbiamo giocare proprio sul ritmo alto, come giochiamo sempre fuori casa, cercando di imporre noi il nostro gioco, nonostante loro cerchino di fare il loro, e riuscire magari in contropiede a ottenere quel,
Anche se io sono, parto sempre dal presupposto che spero sempre che si sblocchi chi si deve sbloccare, perché questa deve essere una lezione per certi giocatori che ancora sono rimasti bloccati all'anno scorso e che invece devono capire che quest'anno l'obiettivo è diverso, altrimenti si dia spazio ai giovani. Iemmello non mi è piaciuto. Ma Iemmello è sempre il capocannoniere, cioè, bisogna pure dare credito a questi giocatori. Ma tu io non me ne frega niente se vuole vincere il capocannoniere, io voglio vedere quante occasioni c'ha e quante è la media di quelle che sbaglia. Però posso dire un'altra cosa, cioè, perché se fa 10 gol su 300 occasioni che ha, tu vuoi anche dire un capocannoniere anche. Per me ne sprega troppo. No, Iemmello oggi ha giocato pure. Io sono amante della statistica. Non è che ha giocato come punta centrale quando è entrato Viola. L'hanno spostato avanti e indietro, quindi bisogna anche capire dove deve giocare. Però posso dire che secondo me, rispetto all'anno scorso, stiamo giocando in un modo diverso. Iemmello rientra spesso dietro e si premiano molto di più quest'anno gli inserimenti dei centrocampisti. Vedasi per quindi chi è che deve finalizzare? Deve finalizzare Iemmello. No, assolutamente deve finalizzare Iemmello, ma Iemmello sta finalizzando, a parte la partita di oggi dove si è mangiato l'impossibile. Non mi sembra. Ha giocato meglio. Per me ha avuto più occasioni di finalizzare Gerbo che non Iemmello. Ma quando oggi? No, forse Sarno. Gerbo è rimasto tutto il primo tempo, era l'ultimo uomo. No, nel senso che Gerbo ha fatto un'occasione tirando un tiro da lontano. Ah, sì, certo, perché ha rischiato di segnare. Gerbo nel primo tempo sembrava di vedere Pirazzini quando il Foggia attaccava negli anni 70 e stavano tutti dall'altra parte, rimaneva sempre Pirazzini dietro, l'ultimo da solo. A quel punto bisogna sperare che segni, questa è la mia polemica, insomma, una polemica buona, certo. Devi sperare che segni il centrocampista da distanza o devi creare l'azione sulle fasce sperando che Iemmello ogni 10 occasioni ne prenda una? Questa è la domanda che mi faccio ogni domenica. Quando parlo dei centrocampisti, parlo degli inserimenti dei centrocampisti, come è stato per dire il gol di Gerbo del 2-0 recentemente contro il Messina, come è stato l'inserimento di Agnelli in occasione del calcio di rigore. Quello che dico io anche è che da quando abbiamo iniziato poi ad avere le occasioni, a creare occasioni da gol, ovvero da dopo la terza partita, Iemmello il suo contributo l'ha sempre dato, a parte oggi che si è mangiato l'impossibile e magari anche Ischia. Per dirti, oggi io ho visto molto peggio un Sarno, cioè oggi Sarno io mai come oggi l'avrei veramente... A me abbiamo capito che Iemmello gioca così, ci piace così, sappiamo che quello lui è fatto così, ci accontentiamo e quindi... Oggi ha commesso più errori, ragazzi. Cioè, oggi è indubbio che abbia fatto più errori. Ti spiego. Oppure perché si deve criticare Angelo che sbaglia una cosa sulla fascia e Angelo è scarso. Iemmello che invece ha 50 azioni. È vero che segna, perché ogni tanto segna, per fortuna, essendo un attaccante. Vuol dire che un portiere non para. Invece Iemmello, meno male, qualcosa riesce a segnare. Però perché siamo così accondiscendenti verso un attaccante che non riesce a sfruttare e a finalizzare tutte o la maggior parte delle occasioni che ha, e invece ce la prendiamo con chi invece si fa avanti e indietro sulle fasce e sbaglia una, due occasioni? Io questo ancora non capisco. Sentiamo Giacomo. Allora, a parte che Angelo credo non venga criticato, qualcuno ha provato a criticarlo la prima giornata, poi su Angelo sono lodi da parte di tutti, mi sembra di capire. Quello che è la differenza tra Sarno e Iemmello è che purtroppo Iemmello ha sbagliato, cioè ha sbagliato delle occasioni facili. Chiaramente siamo incazzati con Iemmello nella speranza che queste siano cose che non si ripetano. Il problema di Sarno è quando si incaponisce, quando c'è il pallone non lo passa, quando abbiamo delle occasioni che magari un suo passaggio semplice potrebbe favorirci e invece decide di fare tutto da solo. Oggi è successo molto spesso, io sono un amante di Sarno, un fan sfegatato, oggi mi ha fatto veramente arrabbiare, veramente innervosire, perché è anche tutto lo stadio, voglio dire, mi sembra che reagisse alla stessa maniera. Ciò che si critica a Sarno, cioè il discorso che tu fai su Iemmello forse vuole diventare capocannoniere, è forse più da riferire a Sarno che vuole fare il fenomeno per dimostrare qualcosa. Iemmello ha sbagliato davanti alla porta, chiaramente doveva segnare, ma non è che si è messo a fare il dribbling e la cosa, oppure magari poteva smarcare qualcuno e non l'ha data. Qual è il gioco di Iemmello? Di punta
la punta estrema, quello è il gioco di Yamel. Lui deve finalizzare, non è che deve fare quello che fanno altre punte. Yamel lo deve finalizzare. Purtroppo oggi non è entrata, ma non è entrata perché ha avuto delle palle difficili. Sono state tutti cross e palle difficili per il Foggia. Io non credo che abbia avuto palle difficili un po' perché io non credo che abbia avuto palle difficili Yamel oggi. Anche no, dico, il Foggia ha avuto palle difficili in attacco, ecco perché se non è stato in grado Yamel di avere proprio delle palle più chiare da gol, voglio dire. Però pure il tuo su Yamel, Cristian, mi sembra più un accanimento sulla persona. No, io cerco di valutare il livello di maturità di una squadra che vuole salire in B e che gioca certe partite in casa e perde 3 punti. Oggi, cioè, io questo sto analizzando, io sto analizzando, ce l'ho con Yamel perché mi sta antipatico Yamel. Io voglio analizzare e cercare di capire a che punto di maturità è arrivato questo Foggia, in modo tale da poter dire: ok, siamo una squadra con reali possibilità di salire perché impostiamo un gioco, perché finalizziamo, perché il tiki taka, perché. Allora, attualmente tutti questi argomenti, siccome io li vedo la settimana scorsa, li sento la settimana prima, poi o la settimana dopo vengono smontati, poi magari fra la settimana prossima io verrò smentito, ma magari verrò smentito, nel senso che comunque mi piacerebbe essere smentito, sono sempre tifoso del Foggia, non è che viaggio controcorrente, però vorrei capire il livello di maturità, cioè io vorrei capire ma veramente siamo così, cioè perché poi bisogna essere obiettivi, perché poi ci possiamo fare pure i film, però io preferisco essere obiettivo, ma veramente giochiamo così che una domenica, che una settimana giochiamo se sembriamo il Real Madrid, la settimana dopo no? Dipende dalla squadra avversaria, dipende da quanto sono bravi a bloccarci, o è una questione di maturità nostra che ancora non abbiamo raggiunto. Io questo non sono d'accordo, perché oggi non è stata la squadra avversaria, oggi non ci ha bloccato ma per niente, cioè abbiamo avuto una quantità di occasioni da gol che allora non siamo devi prendere quei singoli. No, però dico c'è anche una componente magari sfortuna che una volta l'una, non può capitare. L'una alle due, ho capito, però scusami, la componente sfortuna non esiste per te, la componente sfortuna non può esistere. La componente sfortuna è una percentuale molto molto piccola, perché se poi tu mi parli e dici vabbè oggi siamo stati sfigati, allora vabbè ok, allora parliamo di fortuna non fortuna, allora cioè stiamo parlando di calcio scommesso, non so. Quello che dico io è che a livello di gioco, di costruzione, abbiamo costruito una serie notevole secondo me di palle gol. Voi non siano entrate, è chiaramente la sfortuna, la sfortuna io non la consiglio, cioè io non la consiglio. Allora io considero la statistica, secondo me abbiamo sbagliato troppo, ne abbiamo concesso forse troppo, forse sottovalutando una squadra che invece... Allora, ragazzi, vedi... Cioè, io sono molto più contento della partita di oggi. Ti ha aspettato, ti ha fatto fare il gioco. E ti ha bastonato quando c'era da bastonare. Ma quando ti ha bastonato? Ma se fosse stato il rigore, che bastonava? Cioè, nel senso, è stata una serie di fortune perché la palla non si è entrata prima, perché sennò bastonava... Allora ragazzi, non vi voglio censurare, avete esposto. Se come dici tu domenica prossima andiamo a vincere a Catania, e probabilmente andiamo a vincere. Speriamo, io lo spero. Io sono molto più contento della prestazione di oggi rispetto a quella di Ischia, dove a Ischia neanche 11 contro 11 eravamo riusciti a fare un'occasione. Li abbiamo completamente dominati. Quello è ovvio rispetto a Ischia. Ischia sicuramente, allora dovremmo parlare di sfortuna pure a Ischia, secondo te? No, Ischia abbiamo giocato male. Ischia abbiamo proprio giocato male. Cristian e Giacomo, posso chiedere il break? Allora, innanzitutto mi fa piacere che abbiate vivacizzato questa puntata, perché esprimete le due anime in questo momento dei tifosi e i due diversi punti di vista, e nessuno ha la verità in tasca, sono due modi rispettabili di vedere le cose, e quindi ci ha fatto piacere sentire le vostre posizioni. A questo punto non ci rimane che salutare tutti, passare questa settimana non bene come quelle delle ultime 7-8, dove bene o male insomma, abbiamo vissuto in maniera diversa le partite.
Io ringrazio tutti, ringrazio Manuel dalla Germania, Pino da Los Angeles, Giacomo da Milano, Christian da Roma, vi ringrazio veramente tutti e ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito e che continuano a seguire, sono stati un'enormità quelli che ci hanno seguito anche nell'ultima puntata che sarà disponibile tanto su YouTube quanto su Facebook. Saluto tutti gli amici, faccio partire vorrei far partire la sigla se ci riesco, però magari un ultimissimo saluto da parte degli amici che ci seguono da fuori lo farei. Che dici, Manu? Salutiamo? Manu? Sì, ci sono. Un saluto a tutti. Saluto tutti quanti. Bene. Spero che la prossima volta possa andare meglio. Ciao Pino, saluti alla rappresentanza statunitense dei tifosi del Foggia. E non ciao. Mancherò. Bene. Ciao Giacomo, su ciao, con la vita. Dai. Non mi date altro tempo per parlare perché sono io e ricomincio. No, non ti do. Ma nessuno vi censura, siete stati garbatissimi ad esprimere il vostro parere. Ciao Christian. Ciao, buona serata. Un abbraccio, ci sentiamo, facciamo partire la sigla.